Carissimi amici della Paura Anatomia, buona domenica e oggi ce la cantiamo un po', ce la cantiamo un po' perché proviamo un set sapone dopo barba della Pinnacle Grooming che, come loro stessi dichiarano, è liberamente ispirato alla profumazione di Sartorial di Penalino, insomma. Ed è dedicato a Freddie Mercury, infatti si chiama God Save the Queen, e vedete qua l'immagine iconica di Freddie Mercury con la corona da regina, insomma, come si vuole, Queen, quindi regina. Vedete anche carino molto il lato della confezione con la scritta God Save the Queen e le note. Chiaramente stiamo parlando di un sapone al tallo, quindi Pinnacle Grooming, eccolo qua. E lo proviamo oggi con un rasoio che mi avete chiesto di utilizzare il Seigus, no, che Seigus, sì, se sono in materia presto, Seigus Zeppelin, quindi un rasoio spagnolo artigianale, questa prima serie, proprio quella che secondo me è ancora più artigianale, con il pettine, in questo caso 0507, due esposizioni diverse, no? 05 non si reggeva una mazza, ma va bene lo stesso, 07, questa è 05, questa è 07, quindi poca differenza, ma la differenza si sente, specialmente in fase di pelo, ecco qua, vedete le incisioni, Zeppelin, Seigus, eccolo qua. 316 L e Spagna. Spagna. Particolarità di questo rasoio, a parte il manico corto che mi piace abbastanza, cioè abbastanza corto, e che è slant, ma è slant non in senso diagonale, ma in senso, vedete, orizzontale. Quindi è leggermente curvo il pettine, da un lato è completamente liscio, dall'altro ha qualche scanalatura. Ovviamente la scanalatura è nel lato più esposto. Allora, per provare questo, riutilizziamo il nostro Omega Evo, che così lo vediamo alla prova, con un sapone duro. Questa è la versione di Marble, cioè comunque quella marmorea, insomma, che io ho messo un po' a bagno così, ma niente di che, è un sintetico, quindi. E essendo il sapone molto duro, se vogliamo, una pasta matura, mettiamo due gocce d'acqua calda per dargli un minimo di aiuto. Lo faccio anche con gli altri saponi al tallo, questo procedimento. Così intanto poi arriviamo al rasoio. E voi come state? Tutto bene? Nonostante quello che insomma per fortuna sta capitando, ma per fortuna nel senso che sta migliorando, insomma. Ecco, un goccino d'acqua messa. Adesso vado a lavare il viso. E come sapete non uso prebarba perché ritengo il prebarba abbastanza superfluo, cioè appena svegli i capelli vanno un po' dove vogliono. E allora, se uso, lo armiamo con una lama scorrevole ed efficace, Trit Platinum. Eccola qua. Andiamo a prendere la nostra Trit Platinum. Eccolo qua. Allora, piccola difficoltà nello scartare la lama perché si è in qualche modo molto incollata, però stiamo facendo, c'era senza farcimare. Eccola qua. Trit Platinum. Lo montiamo sul nostro Seigus. Zeppelin 0507. Ecco qua. Questo slant orizzontale.
Allora, pennello umido, andiamo a provare un montaggio in video stavolta. Il pennello ha la spina dorsale rigida, quindi un pennello che non cede, sintetico dell'Omega, l'ultimo nato, caso Omega, e preleva molto bene con questa goccina d'acqua che aiuta il procedimento. Sì, sentore è simile al sartoriale, quindi odore di stirerie, odore di camicie pulite, odore di pulizia. Chiaramente un po' il tallo si sente, ma non dà fastidio. Cosa ne dite? Vabbè, proviamo a vedere se così va bene. Un goccio d'acqua. Iniziamo a spanderlo. Molto protettivo, eh? È un burro spalmato in faccia, un grasso. Ci vuole un po' d'acqua. Fin troppo compatto, io annacquo, diluisco. Ecco qua, direi che la protezione non si può che dire massima. Allora, primo passaggio in pelo con 0,7. Scorre che una meraviglia. Barba di 2 giorni. Ottimo scorrimento della lama sulla pelle con questo sapone. Sono baffi. Eccoci qua. E beh, ha portato via molto. Se il gusto si conferma con una lama efficace, una lama molto 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 performante, risciacquiamo il viso. Andiamo di nuovo
per la seconda passata finale. Io faccio due passate, come sapete. Qui il montaggio è più semplice perché la pelle è più idratata. Già più umida. Piacevole in viso, eh? Questo burro, questo grasso, questo odore anche piacevole. God save the Queen. Dio salvi la regina, però in questo caso i Queen, il riferimento è a Freddie Mercury, no? Come si evince dall'etichetta. Quindi come la chiamiamo, una rotura regale? Allora, usiamo il lato più, diciamo, debole, 0,5, per l'obliquo e il contropelo, ovviamente. Scorre che è una favola, nessuna difficoltà per ora. In questo obliquo mi è tolto tutto, eh. Qualcuno mi ha detto, ma perché non fai qualche volta il contropelo? Va bene, facciamolo, accontentiamo un amico che è una fiesta. Vediamo, iniziamo. Altra bagnata, passata qui delicata, passata qui molto molto sottile, diciamo, perché io faccio un contropelo, come sapete, molto molto leggero. Contropelo classico, voglio dire, il contropelo vero è quello che noi facciamo quando andiamo a toccare veramente il nostro contropelo. Parlo di contropelo, diciamo, tradizionale, quindi con la direzione del verticale, del basso all'alto. Basta e avanza, questa è la sfumatura. Passata lunga, delicata. Zona mento. Baffi. Riprendiamo il sotto.
Vasette. Che dire? Siamo a posto. Quello qua. Via. Allora, mi ci ha convinto con la coprenda. Tamponiamo e lascio un bel post, anche se io ritengo che poi il post sia relativo, perché lo devo poi lasciare la nuova barba, però guardate che bella rasatura. Andiamo a mettere il nostro Tires Facial Toner con Witch Hazel e l'aloe vera, così leviamo eventualmente, poi in questo caso non c'è bisogno, non ce ne sarebbe bisogno, la pelle, e mentre si asciuga, due considerazioni. Allora, Seiguse Zeppelin. È un rasoio che con questo tipo di esposizione di lama, è saputo via la lama nel cimitero delle lamette, è molto, molto, è molto performante, delicato allo stesso tempo. Un rasoio che va benissimo anche per una rasatura quotidiana, secondo me. È fatto molto bene artigianalmente, lo trovo veramente fatto bene. Non so quanto incida questa curvatura slanto orizzontale nell'efficacia del rasoio, ma effettivamente porta via il pelo in maniera significativa. Anche con barbe di più giorni, l'ho provato anche con barbe di 3, 4, 5 giorni, non mi ha mai dato problemi. Poi abbinato, eccolo qua, rimontato e pulito, abbinato a... Le sempre che sono prendendo i trit platinum pakistane, mi sembra che siano, sì, dà un effetto effettivamente molto molto efficace. Quindi un rasoio, insomma, di quelli da avere sotto mano sempre, insomma. Vabbè. Qui si è già asciugato, vedete, il bello del sintetico è questo, no? Che basta fare così. Omega Evo con il sapone della pila con il grooming ha fatto un ottimo lavoro, cioè si è dimostrato efficace nel montare, nel prelevare i saponi, diciamo, duretti. Questo non è un sapone duro, ma la pasta è molto dura. Eccolo qua, sapone molto protettivo, pennello si è dimostrato sia efficace nel prelevare, sia anche delicato nello spanderlo in viso. Sapone, insomma, al tallo, offre questa protezione burrosa e ha i sentori, diciamo, noto adesso che è creato da Alessio di Domenico Antonio, eccolo qua. Alessio, ciao. Non lo sapevo che fossi stato tu a creare questa fragranza. Me ne sono accorto adesso, pensa un po'. E comunque assolutamente efficace come protezione, e questa fragranza, insomma, che riprende Sartorial, è piacevole, molto piacevole in viso. Ma la prova del 9 ce l'avremo con il barba, eccolo qua. Sempre della stessa linea. Negli ingredienti c'è l'aloe vera, c'è Witch Hazel, c'è la vitamina E. C'è l'olio di calendula, gli oli essenziali, insomma è una formulazione molto completa, guarda come è torbida. Lo proviamo. E sì, ricorda molto molto Sartorial.
piacevolissimo. Ecco qua. Bene, direi che il nostro sporco lavoro l'abbiamo fatto anche oggi. Io la barba l'ho fatta, spero che l'abbiate fatta anche voi, anche se molto presto. Io vi auguro una buona domenica e buona barba a tutti. Che dire, ci vediamo presto. Ciao!